ואלישבע עדיין עומדת במקום שבו הרפא ממנה לרגע, ומבטה מקיף את פניו של הגבר. L'incontro col pubblico del Festival Letteratura di Mantova, David Grossman, autore tra i più amati della letteratura israeliana, comincia col leggere in ebraico una pagina del suo ultimo libro. Pronunciare i suoni della mia lingua, dice, mi aiuta a sentirmi a casa. A casa, proprio come nella scrittura. I like to write about things that are... Quando io scrivo, scrivo di qualcosa che mi preoccupa, voglio scrivere di qualcosa che è per me un pericolo incombente. E se no, perché scrivere? In fin dei conti, se non si scrive di cose che potrebbero cambiarci l'esistenza, perché mettersi a scrivere? Adesso non entrerò nei dettagli delle citazioni, dato che questo è un pubblico che non ha bisogno di sentire citare nomi altisonanti, ma Kafka per esempio si diceva che non c'è nessun bisogno di scrivere libri piacciono, perché è importante soprattutto scrivere dei libri che piacciono a noi stessi, e che un libro comunque è anche un aiuto, come fosse il mare ad una anima congelata. Adesso questi sembrano un po' magniloquenti come frasi, però è un fatto che io scrivo perché voglio andare altrove, in un territorio che mi è alieno e delle due che mi è ostile. Tutti noi abbiamo questo stimolo a rimanere fermi in quello che già conosciamo, ma da lì non ci muoviamo, da lì non evolviamo e non impariamo niente. E invece per me scrivere è proprio quello, dare voce a cose che sono potenzialmente oscure, che mi toccano ma non capisco in che maniera, cose non dette e che vengono fuori poi attraverso la scrittura. Forse uno di questi è il sentimento della gelosia. È molto più bello sentirlo questo termine in italiano che in inglese. Comunque, della gelosia, sentimento che ho voluto vedere e studiare più a fondo di quanto mai non mi fossi occupato di farlo né nella mia vita né nelle scritture. Sapeva bene che anche nell'anima della moglie c'era un punto in cui la sua integrità e la sua lealtà non le sarebbero venute in soccorso, un punto su cui né la ragione né l'amore esercitavano alcun controllo, una sorta di terra di nessuno, in cui un mascalzone avrebbe potuto insinuarsi e agire a suo piacimento. Noi tutti viviamo parte del nostro amore con la fantasia, con l'immaginazione. Quante volte ci chiediamo, per esempio, cosa sarebbe successo se? Beh, questo è lavorare nell'immaginario. E per me, dunque, l'immaginazione è la vera carne dell'esistenza. Sono talmente afflitto dal mondo che mi circonda attualmente, io vivo in Israele, che trovo un mondo ormai caotico, un mondo non amabile da viverci, che ho bisogno, veramente un bisogno profondo, di una fascia intorno di tenerezza, di affetti, che ormai trovo solo nell'immaginazione. E mi sembra di avere più affinità con i personaggi che io descrivo nelle due novelle che con la mia vita di tutti i giorni, ed è proprio un rifugio scrivere, è un vero conforto proprio per la bruttezza del mondo che mi circonda, mentre invece quando scrivo mi identifico, mi sembra che finalmente io abbia un'identità bella, gradevole, con delle storie anche magari tristi, ma che io capisco, che io sento, e quella diventa la mia realtà. In quei momenti si scambiavano sguardi malinconici, carichi di significato. Io e te siamo come guerrieri solitari che cercano di sopravvivere in territorio nemico, attenti a non rivelare il nostro segreto agli estranei. E tutti sono estranei, perfino una persona dolce come te, Tamar, e come te, Shelley.
I thought when you were talking and Licia translated. Nella vita noi viviamo molto protetti gli uni dagli altri, anche in una coppia di sposi che sono sposati da 30 anni o giù di lì e che è stato un buon matrimonio, che ha funzionato, a volte i due membri della coppia tacitamente decidono di tenere nascosto o di comunque ignorare qualche lato dell'altra persona e pensa che non vuole neanche sapere tutto quello che è la sua controparte. E lo si fa anche con il rapporto tra genitori e figli. Noi vogliamo mantenere una certa distanza tra noi e i nostri figli, non vogliamo che sappiano tutto di noi, li vogliamo forse proteggere dal sapere. C'è quasi un istinto di non andare troppo in dettagli di tante cose che ci riguardano. E per altro verso, i nostri figli spesso ci sembrano abbastanza alieni a noi, c'è tutta una dimensione nei ragazzi che forse è conosciuta da qualcun altro ma non dai genitori. E non vogliamo a volte proprio sapere tutto del caos che avviene e che è tipico della totalità di un essere umano. A volte ti puoi trovare che all'interno di te stesso ci hai messo il nemico, un vero e proprio nemico, ma è una cosa che non si può evitare di fare se si scrive. Tutti noi siamo una persona alla volta e perciò viviamo la nostra vita più o meno complessa, ma siamo uno. E invece quando scrivi hai subito la tentazione di cedere alla seduzione di essere altre persone, di esserne diverse. Per esempio scrivi e intanto che scrivi ti rendi conto che sei diventato il palestinese di cui stai scrivendo, il cane, il ragazzino, e perciò tutti questi versi, diversi personaggi, ed è inebriante poter vivere in così tante diverse identità. E non solo, ma nello scrivere così non si perde la propria identità, la propria identità rimane intonsa, anzi direi che rimane un po' la malinconia di sentirsi così privati di questa possibilità quando non si scrive. One identity. Lei è cambiata, me ne rendo conto. È diversa dalla Nili di un tempo. Non solo a causa della malattia. C'è qualcosa in lei che mi irrita e agito la gamba in modo impietoso. Cos'è successo? Chiede allarmata. Cos'hai visto? Niente, mormoro. Lei mi scava ansiosamente negli occhi. Ora, mentre guardavi, cos'hai visto? Per un attimo ci fissiamo. Ci scandagliamo senza pietà. Verifichiamo che non venga fatto uso di armi proibite. In the last years, negli ultimi anni io preferisco scrivere delle storie personali. Scrivo naturalmente anche articoli sul conflitto in corso, sui kamikaze, sull'ambiente circostante sempre pieno di violenza, e questo è con me dalla mattina alla sera e dalla sera alla mattina. Pensate solo ai figli che prendono l'autobus, come ho io dei figli, e se non sai mai come va a finire. E però io ho anche il bisogno di esprimere con forza argomenti che sono sottratti a noi tutti in Israele, che ci sono addirittura confiscati, perché siamo sempre presi da quello di cui ci dobbiamo occupare, cioè la sopravvivenza. Viviamo solo pensando di sopravvivere, ma non viviamo tutto quello che per me è così importante.
importante, che per me è l'essenza della vita. Noi ce la perdiamo l'essenza della vita, non facciamo che sopravvivere da una catastrofe alla prossima catastrofe, e siamo contenti che non siamo periti in quella catastrofe. Così è un vero crimine, è un crimine contro prima di tutto noi stessi, perché ci autopriviamo del diritto di vivere una vita normale, una vita piena di altri sentimenti, quelli che possono sentire le persone che descrivo nelle mie storie. Ed ecco perché mi creo queste specie di bolle entro cui io faccio vivere in un clima diverso le persone che hanno invece dei rapporti intersoggettivi normali. E se racconto la storia, sento che mi astraggo da questo mormorio che ho sempre dentro nelle orecchie. Devo però partecipare al mormorio, perché io sento per esempio continuamente frasi come ecco un altro attentato, questi non capiranno mai nulla di pace, io, noi siamo, abbiamo tutte le ragioni, loro hanno sempre torto, e io allora devo reagire e devo dire no, non si deve vedere la cosa in questa maniera così manichea, ci sono diversi aspetti e perciò anche loro hanno una loro visione di quello che è la giustizia, come noi abbiamo una nostra visione di quello che è la giustizia, e perciò mi faccio coinvolgere. E quando però mi astraggo è come se finalmente respirassi con due polmoni, perché quando invece vivo la parte, diciamo, di commentatore politico, di coinvolto nella vita di tutti i giorni del mio paese, è come se respirassi con un polmone solo. Ecco perché comunque voglio scrivere di cose che sono per me molto più importanti.